una delle mie frasi preferite dice: stancati, perché tu ti conoscerai solamente dall'altro lato della fatica. Ed è vero, quando proprio sei allo stremo delle forze è lì proprio che ti conosci veramente. Questo Ironman World Championship di Kona ci si può arrivare sostanzialmente in due modi: o arrivando tra i primi, e quindi diciamo essere semi professionisti, oppure Ironman ti dà la possibilità di fare 12 Ironman e finirli e fare una richiesta per dire: posso partecipare alla finale del mondo. La finale del mondo è ogni anno sempre qui a Kona, alle Hawaii, dal 1978. Prima della partenza ti senti proprio il cuore che va a mille, sei spaventato, almeno io ho paura. Cioè, nel momento in cui ti stai per buttare in acqua dici: ok, ci vediamo tra stasera. Quindi è un viaggio molto lungo. E poi nel momento in cui chiamano la wave, suonano la tromba, o come qui che c'è lo scoppio del cannone piuttosto che altro, lì si resetta tutto, lì si prende, si parte e bisogna andare. Questo Ironman World Championship di Kona è stata una gara di cui sono soddisfatto, perché comunque il mio obiettivo era portare a casa questa maledetta medaglia, sempre per gli amici, per la famiglia, per tutte le persone che hanno creduto in me e hanno sognato con me questo evento. Berlin Premi mi ha dato questa possibilità di supportarmi, ringrazio loro perché se sono qui oggi, grazie a loro sono riuscito a traguardare quella finish line. È stato bellissimo vedere la mia compagna, mia figlia, gli amici che mi aspettavano all'arrivo. E poi c'è quella sorta di voce che dice il tuo nome, il tuo cognome, che ti dice che sei un Ironman. È praticamente come se volassi sul tappeto, non cammini più, non corri, incominci a volare. L'Ironman non è il giorno della gara, l'Ironman sono tutti i mesi prima di preparazione, sono tutte le levatacce, sono tutti i problemi durante gli allenamenti, il freddo, il caldo. Quindi finché avrò quella voglia di alzarmi quando sono alla sveglia, questo sport lo continuerò a fare, perché è uno sport fantastico.